lanterna, un gruppo di studenti dell'Università di Salt Lake City, nello stato americano dello Utah, sono a Genova da alcuni giorni per realizzare ciascuno un proprio documentario o cortometraggio. Ne parliamo con la loro tutor Giuliana Marpol, che insegna letteratura italiana negli Stati Uniti. Perché avete scelto Genova? Genova è una città molto diversa e si presta molto bene per questo programma di film. Per quale motivo? C'è il mare, c'è la montagna, è tutto così vicino. Ecco, quali soggetti avranno questi filmati? Dunque, sono 7 filmati e i soggetti vanno dai fantasmi di Genova allo slow food, al movimento giovanile, al perché Genova, le bellezze di Genova. E quali bellezze hanno individuato qui a Genova i ragazzi? Alcuni di questi ragazzi hanno preferito parlare del porto, del mare, del centro storico. Ecco, qui a Genova come vivono? Dove dormono? Cosa fanno? Quale accoglienza hanno avuto? Sì, sono molto indipendenti, abitano tutti in appartamenti nel centro storico. L'accoglienza è stata molto molto calorosa, hanno subito fatto amicizia e instaurato bellissimi rapporti con tutti. E quando si potranno vedere finalmente questi lavori? Giovedì c'è una visione dei cortometraggi aperta al pubblico alle 6, alle 18 al Cinema Sivoli. Allora, appuntamento in salita a Santa Caterina. Dal punto di vista possiamo dire, si tratteranno ancora a lungo qui in città? Partiremo venerdì. Subito dopo, sì. Il giorno dopo. Allora, appuntamento al Sivoli in salita di Santa Caterina, grazie a Giuliana Marpol. Noi cambiamo argomento. Nuova traversata estrema di Gianluca Genoni, pluridecorato apneista, dalla Val d'Aosta alla Liguria, ormai sua terra di adozione. Lucia Pescio. La pausa finale arriva alle 21:30 di ieri sera. Grazie.